Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web. Allora, ormai questa momentaneamente e temporaneamente è diventata la nostra sigla. Prima il jingle della radio, poi chiaramente questa colonna sonora che ci accompagna 24 ore non stop in quasi tutte le rubriche. Buon pomeriggio da Roberto De Angelis, RDA Radio 1, circuito radio antenne audio nazionali, web radio e su tutti gli altri canali, dove poi in differita sentirete l'ennesimo appuntamento con Fra Calcio e Realtà. Buon pomeriggio all'amico di sempre Vittorio Bellucci, ciao Vittorio. Ciao Roberto, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e buon pomeriggio a voi. Allora, Vittorio Bellucci che sta avendo un ottimo riscontro con Io e il mio amico Ugo, questo libro, come dico io, scritto col cuore e con l'anima, che si rilegge molto volentieri pure la seconda e la terza volta. Ti aspettavi che da lati oscuri del globo terracqueo ti scrivessero per dire complimenti per questo libro? No, è andato al di là delle previsioni, insomma, diciamo che non facendo pubblicità, perché alla fine non è che conosco, che sono uno scrittore, eccetera, quindi semplicemente con Facebook è andato al di là delle per le aspettative, diciamo che mi sono arrivati messaggi anche molto, molto belli e profondi da persone che non conosco, che lo hanno acquistato, che si sono complimentati, che hanno pianto leggendo il libro, quindi è bello, sono soddisfatto di quello che ho fatto, perché è qualche cosa che comunque rimarrà e mi sono riuscito in qualche modo a far rivivere Ugo. Ecco, tant'è vero che oggi ti ho scritto, scusami se permetto di dire, che Ugo è anche nel mio cuore, nella mia anima, pur non essendo stato il mio compagno di 16 anni praticamente, no? Cioè, pure che era il tuo cane, ed è restrittivo dire questo, leggendo quel libro è come se fosse stato un po' anche mio, che mi avesse tenuto compagnia per tanto tempo pure a me. C'è qualcosa di particolare, insomma. Perché quando hai un cane, so che tu hai e ami i cani, comunque ti riconosci, no, in tante cose che ho scritto, perché poi alla fine non è che ho scritto di storie fantascientifiche o difficili. La normale vita che fa una persona con un cane, è vero che io con Ugo è stato particolare per alcune vicende, i viaggi, come l'ho trovato, eccetera, eccetera. Però poi vivendoci accanto ti rendi conto che la vita con un cane è molto simile per tutti, no? I problemi con l'alimentazione, quando invecchia, che cosa bisogna fare, portarlo fuori per le passeggiatine, quando ti guardano, e quindi alla fine uno si ritrova un po' in quello che ha scritto. Ma ti dico che lo stanno leggendo anche persone che non hanno gli animali, e più di qualcuno mi dice: mi hai fatto innamorare degli animali, quindi questa è un'altra cosa bella, insomma. Certo, e poi c'è un fatto che mi ha scritto una signora, ma dici, io ho in condominio 8 cani, nel senso non suoi, abbaiano sempre, ma che s'abbaiano? Poi mi fa: però tante volte li sento abbaiare in modo differente, chissà che vogliono dire. Beh, chiaramente il linguaggio dei cani è abbaiare, è normale. Però dopo un po' che ci vivi insieme, capisci quando ti abbaia perché vuole uscire, quando ti deve riprendere, quando ti vuole indicare una cosa. Poi praticamente è successo che io di fronte ho una signora con un cane lupo femmina, e siamo rimasti impietriti, nel vero senso della parola, quando è successo un piccolo avvenimento che ti dico al volo, ha fatto al cane, vai a dire alla figlia, che non mi ricordo come si chiama, che deve venire su. Oddio. Il cane che va lì, chiama la bambina e la porta su. No, cioè, ma dai, su, non scherziamo. Ebbene, io ti dico che il cane è andato lì, ha spinto la bimba dietro la schiena, piano piano, dolcemente, ma mettendola praticamente sulle scale di casa per farla salire. Quindi allora non sono solo
animali che ti tengono compagnia, sono esseri viventi con una loro intelligenza particolare rispetto a quella umana, però hanno anche loro un modo di ragionare. Sì, 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 assolutamente, insomma, hanno un cervello, hanno un cuore, hanno un'anima, credo, perché poi alla fine esprimono anche loro emozioni, la felicità quando ti vedono, il dolore, la tristezza quando magari vai via, quindi sono animali, è l'animale più vicino all'uomo, insomma, perché sì, tanti hanno il gatto, l'animale più vicino all'uomo è il cane, e questa è un po' proprio la storia, no? Perché una volta il cane era un lupo, si dice che c'è stata una parte del lupo che si è staccata dal lupo, perché una parte di quella dell'animale ha detto io non voglio più combattere l'uomo perché mi conviene farmelo amico, ed è così che sembra che ci sia stata questa scissione tra il lupo e il cane, una parte del lupo, insomma, una razza si è divisa dalla parte selvaggia e si è avvicinata sempre di più all'uomo, e quindi loro, stando a contatto con noi da ormai da secoli, più vanno avanti e più si umanizzano. Certo, è chiaro. Il cane si umanizza, è normale. E tant'è vero che prendono pure determinate abitudini umane, pure quelle che non dovrebbero prendere, tra parentesi. Sì, è vero. Un giorno ci manca solo che il giorno cominciano a prendere la sigaretta, cominciano a fumare pure, capito? Sì, mi dai una sigaretta, certo, ci manca solo quello, poi abbiamo svoltato. Allora, ricordiamo un attimo, io e il mio amico Ugo, che si può richiedere dove? Sì, si può prendere su Amazon, sia in versione cartacea che digitale. E dove, guarda, ho ricevuto una bella email qualche tempo fa, in pieno coronavirus, di una casa editrice che sembra intenzionata a portarlo anche nelle varie librerie, e mi ha detto chiaramente: aspettiamo questo momento per incontrarci e vedere, quindi sto aspettando una loro seconda email, mi auguro che arrivi al più presto, perché perlomeno ci sarà la possibilità di acquistarlo anche nelle varie librerie italiane. Oh. E per adesso solo su Amazon, però su Amazon basta scrivere io il mio amico Ugo e esce io, tutto io ed, perché tanti non lo trovano perché scrivono io e il mio amico Ugo, ma è io ed il mio amico Ugo ed, quindi ed, sì. Io ed, ed il mio amico Ugo, che italianamente è più perfetto praticamente, sì, no? Sì, io ed il mio amico Ugo, sì, certo, l'italiano corretto. Giriamo pagina, fase 2, siamo, non dico all'uscita del tunnel, però abbiamo cominciato questo cammino. Perplessità ancora sulla salvaguardia della salute umana, e poi c'è un capitolo secondo, la verità e le speculazioni. Che ne pensa Vittorio Bellucci? Qui si entra in temi molto difficili, nel senso che io parto da un presupposto, il virus c'è, è cattivo, ma ci ha trovato letteralmente impreparati, perché è stato sottovalutato all'inizio, quando anche il professor Burioni ha detto in Italia non arriverà mai, Conte non arriverà mai in Italia, eccetera eccetera, siamo sicuri, e quindi è stato sottovalutato, perché il virus esiste, l'abbiamo visto con i medici morti, gli infermieri morti, e quindi c'è troppi, che... Vittorio, troppi. Troppi, ma perché? Perché allora, c'è un dato statistico importante. In Germania si sono avuti praticamente quasi gli stessi casi in Italia, però ci sono stati solo, dico solo tra parentesi, se non vado errato, circa 300 morti. Cioè, in Italia 31.000 morti. Perché? Perché in Germania ci sono 60.000 letti di terapia intensiva, in Italia ce n'erano 5.000, su 60 regioni 5.000 letti predisposti per la terapia intensiva, in Germania ben 60.000. Che bravi, quindi, che bravi. Se tu ogni volta tagli la sanità, qualunque governo si è andato appunto a governare, la prima cosa che ha fatto ha tagliato i soldi per la sanità, poi i letti non ci sono più, è normale, tagli a destra, tagli a sinistra, alla fine ci siamo trovati in grandissime difficoltà. Allora, per questo adesso io non capisco le polemiche che si stanno facendo sull'ospedale in Lombardia, no? Io leggo adesso abbiamo sprecato i soldi per quell'ospedale in Lombardia che non è servito. Ma perché non è servito? C'è un ospedale pronto,
Cioè, ma in futuro, ma se è vero che poi a settembre, ottobre, speriamo di no, incrociamo le dita, possa esserci la seconda ondata, ma abbiamo un ospedale predisposto. Cioè, gli ospedali non sono mai uno spreco. Assolutamente. È stato il nostro handicap, è stato proprio non avere i letti. Adesso finalmente siamo pronti, abbiamo qualche ospedale in più, e che facciamo? Ci lamentiamo perché abbiamo sprecato i soldi? No, assolutamente. Che poi non volendo, quello che tu stai dicendo ora combacia alla perfezione con il fisioterapista che abbiamo avuto ospite ieri, che si chiama dottor Lorenzo Colangeli, che purtroppo sulla sua pelle ha vissuto il terrore del Covid, cioè è rimasto contagiato, e era l'epoca che non c'era quasi nulla come aiuto. Hanno detto aspetta 4 settimane e vediamo come va. Chiaramente il come va non è, diciamo, leggermente andato troppo bene, ma neanche troppo male, per cui il terrore è praticamente, a un certo punto c'era, perché dice non riesco a respirare, mi sento strano, ma che sta succedendo, che non sta succedendo. Alla fine queste cure sono state a casa con un farmaco per allargare la respirazione dei bronchi e con la tachipirina 1000, e piano piano ce l'ha fatta. Ma ha detto che in certe strutture, purtroppo per carenza di fondi, non c'erano i mezzi di difesa elementari, cioè mancavano mascherine, mancavano respiratori, mancavano isolatori, e ha detto signori io non me la prendo né con questo né con l'altro governo, me la prendo con 7 governi che sono venuti uno dietro l'altro, e quello che hanno fatto praticamente, che hanno tagliato i fondi sulla sanità e sulla sicurezza pubblica, e noi ci ritroviamo così oggi. È vero, ma adesso si è capito una cosa: l'importanza dell'ospedalizzazione prima di tutto locale, cioè gli ambulatori, i pronto soccorsi locali, il dottore che viene a casa tua a visitarti, cioè bisogna tornare a quelle cose. Qua invece si è tagliato su tutto, adesso uno va male e va subito in ospedale perché non ci sono più neanche i pronti soccorsi. Cioè io abito in una zona nei Castelli Romani che gli ospedali li hanno tolti tutti, cioè, ma sono pazzi. L'ospedale più vicino a casa tua adesso dove si trova? No, adesso ne hanno fatto solamente uno per tutti i Castelli Romani, che sono 500.000 abitanti, cioè uno che ha tantissimi problemi, perché io poi ho parlato con delle persone che lavorano lì e mi dice noi non siamo ancora pronti. Ci hanno chiuso l'ospedale di Genzano, l'ospedale di Albano, cioè, ma che pro. Anche quello di Albano hanno chiuso? Sì, assolutamente. E funzionava. E hanno messo un ospedale praticamente si trova sulla Nettunense, che è lì, che raccoglie proprio tutti i Castelli Romani. Ma non basta. Chi capita in quell'ospedale, ma file che non finiscono mai, disorganizzazione. Ma la colpa non è dell'ospedale, la colpa è che non hanno i mezzi. Non ci sono i soldi per affrontare, quindi tu non puoi chiudere gli ospedali così. È l'ultima cosa che devi fare, cioè, si può tagliare su tante cose, ma io credo che sia essenziale non tagliare sulla sanità e sulla scuola, perché sono a pezzi, cioè basta, sull'istruzione, cioè sono a pezzi le scuole e la sanità. Quindi bisogna tagliare sulle armi, ma perché non si taglia mai su quelle cose, sugli F-35, su tante stupidaggini che noi spendiamo ogni anno? Cioè tagliassero su quelle cose, su tanti militari mandati all'estero con sedicenti missioni di pace, che tutto sono milioni di pace, che non servono a nulla, e dove noi spendiamo milioni di euro oltretutto, perché non è che i soldati stanno lì all'aria così e costano, hanno un costo elevatissimo, no? Ma costo elevatissimo, costo a cooperative che non si sa quello che fanno, che prendono soldi, sovvenzioni, abbiamo tantissime cooperative che non si sa quello che fanno, cioè devono tagliare su quelle cose. Poi andiamo anche in discorsi che poi uno diventa centrosinistra, centrodestra, come vedete io non sto parlando di politica, però io dico anche tagliare anche sui costi sull'emigrazione, sulle persone che entrano in Italia, non è possibile, anche lì bisogna tagliare, non puoi ricevere, adesso si è ricominciato a far entrare tutti,
E so soldi, 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 Ma soldi. lo Io stesso Luigi Di Maio, quando era all'opposizione, fece una denuncia pubblica, quindi non mi sto inventando nulla, sul fatto che l'Italia aveva fatto un accordo che accoglieva praticamente tutti gli immigrati, però in compenso l'Unione Europea versava dei soldi. E noi non abbiamo più saputo nulla se questa cosa corrisponde al 100% alla verità, all'80%, se è soltanto una balla e non è realtà. Però se le situazioni reali mi dicono che continuano gli sbarchi, pure quelli paralleli che non fanno notizia, perché tu ti ritrovi su certe spiagge siciliane o calabresi, vedi arrivare un battello, corri, 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 via, 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 ne sono sbarcati 10, 20, 30 e quelli non li trovi più poi. Ma poi, Roberto, soprattutto in un momento del genere, quando tu stai controllando gli italiani con i droni, adesso non più perché aspettiamo qualche piccola apertura, quando non sei libero di andare dal Lazio all'Umbria, o dall'Umbria alle Marche e cambiare regione, quando l'Austria ti dice gli italiani bisogna chiudere le frontiere perché c'è il Covid, stanno chiudendo le frontiere, tu continui a far entrare queste persone non controllando che possono avere il Covid, cioè, ma porca miseria, porca no, ma è possibile che in questo momento storico così particolare, perché non ci è mai capitato, a me personalmente è la prima volta che capita di combattere, no, anche a me questo, che ho 25 anni più di te, questo però... nemico invisibile, no, questo nemico invisibile, cioè, non è razzismo dire in questo momento mi dispiace, non posso, perché in questo momento devo tutelare gli italiani, la malattia che sta qui, cioè devo tutelare coloro che risiedono sul territorio, sono più di 30.000 morti, però se questa entrata diciamo capillare complessiva non è dettata da motivi di soccorso e di fratellanza, ma di eventuale sedicente business, si spiegherebbe tutto. Ma io non trovo altre soluzioni, non trovo, perché è l'unica, perché non è, cioè, o c'è un business dietro enorme, e c'è sicuramente un business dietro enorme, che se no non è possibile in questo momento far entrare le persone in Italia in questo momento. Non, cioè, è veramente il paese dei balocchi. Certo. Cioè, tu costringi l'italiano a stare a un metro di distanza, cioè ci sono delle immagini che girano su Facebook di città di sera vuote, svuotate, piene di extracomunitari che vanno in giro tranquillamente per la città senza nessun controllo. Cioè, sì, ma sì, allora sì. La polizia controlla solo noi? Cioè, ecco, io devo stare a casa, sto l'economia a pezzi, gli imprenditori che disperati che non sanno come fare, e poi spendiamo i soldi per gli immigrati che entrano. Cioè, ma non è il momento. Più in là, intanto risolviamo questo problema tutti insieme, più in là si vedrà, ci troverà un accordo. Rinascita economica, piccoli e medi imprenditori purtroppo in maggioranza stanno chiudendo le loro attività, perché dicono che praticamente c'è stata una remissione per questi 2 mesi di blackout e gli ammortizzamenti dei costi da qui a 4 anni non ce la fanno più e chiudono le attività. Cioè, si sta preparando il terreno fertile per svendere le aziende italiane al primo compratore estero? Io ho paura di sì, guarda, io ho paura di sì, perché vedo tanta disorganizzazione, ma alla fine sembra come che ci sia un disegno, perché non, ci sono delle cose inspiegabili, cioè Zurigo confina con l'Italia, praticamente è Italia, Zurigo, cioè tu se sei nel nord apri la finestra e sei a Zurigo, nessuno porta la mascherina, lo so, nessuno, vanno tutti in giro, non nei pub, nei locali. Se uno va adesso a Zurigo, il Covid non c'è, cioè, non c'è. Allora io mi dico, ma sto virus sta solo in Italia? Sta solo in alcuni punti? Perché poi è vero che sta anche negli Stati Uniti, in Brasile, però ci sono delle situazioni che non capisco perché. Beh, anche perché poi Zurigo è vicino alla Lombardia, che invece c'è stata un'esplosione di contagi e di morti da paura. La Slovenia, che praticamente abbiamo Gorizia, che è metà slovena e metà Italia,
La Slovenia ha aperto le frontiere e è stato il primo paese a dichiarare la fine della pandemia. Non hanno neanche più un caso, zero. È solo questo. Che succede in questa Italia? Non lo so. È normale che uno si faccia alcune domande. Ripeto, esiste perché poi in Inghilterra c'è, in Francia c'è stato, ma la mortalità più grande è stata in Italia, è stata adesso in Svezia, è in Cina, adesso in Svezia anche sta colpendo tanto, però ci sono alcune zone che colpisce di più di altre, quindi o l'organizzazione, ripeto, come io voglio anche due parole di conforto alla tanta bistrattata sanità lombarda, no? Perché ho sentito dire in giro ma la sanità lombarda. Allora, prima di tutto dobbiamo sapere che l'anno scorso ci sono state più circa 110.000 operazioni in Lombardia fatte a persone di altre regioni. Significa che l'anno scorso tantissime persone di altre regioni andavano in Lombardia per farsi operare perché c'erano gli ospedali più pronti, i medici pronti, quindi 110.000 persone hanno deciso di lasciare la propria regione per andare in Lombardia a farsi operare, e quindi questo già mi fa pensare che tutta questa sanità brutta in Lombardia non c'è per fare una scelta del genere. Seconda cosa, ma se la bomba esplode a Milano, in Lombardia, cioè, ma sarà pure normale che lì ci sono stati più morti rispetto al Lazio? Cioè, ma ragazzi, noi bisogna essere onesti, no? In Lombardia si sono trovati il virus dentro casa, improvvisamente. Noi siamo stati fortunati a vedere cosa accadeva in Lombardia e ci siamo preparati. Purtroppo, loro è un fulmine a ciel sereno, è vero. È come dire, adesso utilizzo un termine forte, è come dire nella seconda guerra mondiale tu ce l'avevi col sindaco di Hiroshima, perché a Hiroshima ci hanno avuto più morti che a Tokyo, e quello ti può dire, ma la bomba atomica me l'hanno tirata addosso a me, che no, a Tokyo, che colpa ho io? Cioè, sulla Lombardia è piovuta una bomba, cosa che non c'è stata da nessun'altra parte. Io mi chiedo, io amo l'Italia, anzi sto periodo ancora di più di prima, però io mi chiedo, se fosse successo quello che è successo in Lombardia all'inizio in un'altra regione italiana, non lo so, qualunque, come può essere il Lazio, la Campania, la Sicilia, la Calabria, io sono convinto che ci sarebbero stati ancora più morti. La strage sarebbe accaduta anche in un'altra parte d'Italia, perché eravamo impreparati. Però le disattenzioni cominciano dal 31 di gennaio passato, perché se sulla Gazzetta Ufficiale esce che l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, ti dice che c'è un rischio altissimo di pandemia nella nostra nazione, tu che fai? Il primo di febbraio dovevi correre a chiudere tutto. Invece avevi aspettato la metà del mese, dopo i primi morti, i primi contagi, le prime stragi. Noi abbiamo fatto entrare gli aerei dalla Cina fino a marzo. Fino a marzo in Italia. Cioè, non sei stato capace neanche di chiudere le frontiere con la Cina. Tu hai chiuso i voli diretti alla fine, e non è servito a nulla, perché la persona che veniva dalla Cina, che faceva? Se prima faceva Pechino-Roma, poi faceva Pechino-Berlino, Berlino-Roma. Sì, esatto, sì. Aveva girato l'ostacolo, no? Adesso ci arrabbiamo con l'Austria. Io sento dire, madonna, sti austriaci, madonna quanto so strunzi, scusa il termine, madonna sti austriaci, madonna che so. Ma gli austriaci fanno bene. Perché dicono, qua io non c'ho la pandemia, non c'ho nessuno, apro le frontiere all'Italia che ancora c'ha 60.000 malati. Ma no, la colpa non è dell'Austria, la colpa è dell'Italia che non l'ha fatto prima. La colpa, noi dovevamo fare la stessa cosa nel momento che c'era la pandemia in Cina, e quando cominciavi a fiutare, oddio, qui sta succede qualcosa, boom, si chiude, subito, non entra nessuno.
E invece a chi chiedeva queste misure veniva accusato di apologia di reato, di razzismo. Ci sono stati politici che comandano dietro le quinte, perché ufficialmente Conte realmente sappiamo chi è che gestisce il governo italiano, che si abbracciava con i cinesi, poi è rimasto pure contagiato lui stesso. Allora queste sono leggerezze che poi il popolo paga con la vita, perché una volta c'è pandemia, non è che guariscono tutti, moltissimi purtroppo muoiono. Sì, ma se pensi che, ecco, il discorso che abbiamo fatto prima, qualcuno che sta ascoltando ci dirà che siamo fascisti, che siamo di destra, che siamo con Salvini, che siamo con la Meloni, quello che vi pare. No, noi stiamo con noi Dire, stessi. noi siamo con noi stessi, ma dire in questo momento ancora stai facendo entrare le persone dall'Africa? Entrano, Mi sembra cioè, assurdo, a no? tutto il mondo sta chiudendo le frontiere, tutto. L'Austria, tutti stanno chiudendo le frontiere in questo momento, tu sei l'unico paese al mondo che ancora fa entrare le persone dall'estero senza poterle controllare Ma io e ti perché dirò dopo di più che i controlli. barconi che vengono dall'Africa e tentano di sbarcare in altre coste, e mi devo fermare qui, e mi raccontano che motovedette militari di quei paesi prendono e sparano. Sparano su tutti e su tutto, cioè sia sui profughi che sugli scafisti, che sul gommone, praticamente fanno la Ovviamente, neutralizzazione. ovviamente non fanno bene, perché insomma a quelli che sparano, questi poveracci, io li prenderei sinceramente a bastonate, questi che sparano così, perché ma non esiste, comunque un minimo di umanità ci deve essere. Però Ma per io gli posso, salvaguardare i loro confini usano anche questi sistemi. vabbè, ma io li posso anche accogliere, li accolgo, e ripartono e li rimando via. Cioè, ok, venite qua, perfetto, siete tutti chiusi dentro una stanza, una doccia, quello che volete, vi diamo da mangiare. Domani ripartite tutti e andate al paese vostro, perché qui in Italia non si può fare in questo momento. Basta. È vero, ma Senza ti hanno che tirato fuori anche il pretesto delle coltivazioni agricole, perché senza extracomunitari l'agricoltura crolla. Io ti dico che ci sono domande e domande di ragazzi e ragazze senza lavoro, occhio, che vorrebbero andare a fare anche i lavori agricoli pur di guadagnare e di percepire ma reddito, se tu sortiscono paghi, effetto negativo, e questo è un'altra assurdità. se tu paghi lo stipendio normale a un italiano, se un italiano ti dai 1000-1200 euro al mese per andare a coltivare la terra, c'è la fila, ci sarebbe la fila per gli italiani. È ovvio che se a un italiano gli dici ti do 3 euro l'ora, come fanno a questi poveracci che arrivano Bravo. disperati, perché poi c'è questi poveracci 3 euro l'ora, l'italiano dice no, a 3 euro io sto a casa, chi me lo fa fare? Tanto è Anche perché che 3 euro l'ora, pure che lavorassero 8 ore, e tante volte succede, sono 700-720 euro al mese, sì. sottopagati proprio, eh. Ma poi ti uccidi a livello di fatica, eccetera. Quindi, io guarda, anche su questa cosa della Bellanova non l'ho capita. Cioè, la cosa di questo governo, che a me dispiace dirlo, perché poi entriamo in argomenti anche delicati, no? La cosa che a me dà fastidio di questo governo è l'impreparazione. Ecco, bravo, non L'impreparazione. è tanto il fatto di essere di un colore o di un altro, è l'impreparazione e l'inesperienza che sono quasi totali, su vasta scala. Parliamoci chiaro, perché prendiamo Giuseppe Conte. Ieri una emittente diciamo, di giù del sud si è sganciata dal nostro circuito, perché abbiamo detto che Conte non è invidiabile nella posizione in cui sta, perché lui deve reggere la facciata che è tutta unita, invece dietro sappiamo le frizioni che ci sono. Però imparasse di più dalla sua esperienza di oratore a non promettere soldi a destra e manca in modo rapido e repentino, a stare più zitto su quell'argomento e a dire alla burocrazia italiana siate più snelli affinché possano arrivare i soldi della cassa integrazione, della disoccupazione, del sostegno, degli aiuti. Se invece tu continui a dire abbiamo stanziato 1.000 miliardi di là, 1.000 miliardi di sotto, Sì, è ma chiaro che la infatti gente il giorno dopo si aspetta i rimborsi, ma è è normale. l'impreparazione anche nella comunicazione, no? L'impreparazione anche nella Sì, comunicazione, la come quando. reazione, aspetta, ti dico al volo, la reazione sai qual è stata? Ce l'avete contro Conte, quindi siete di quella parte politica, dovreste che vergognarmi, io me ne vado dal circuito radiofonico. Arrivederci e grazie, perché noi abbiamo analizzato solo i fatti,
Non è che io ho accusato Conte politicamente parlando. Ti dico solo, non promettere così rapidamente delle somme di denaro che momentaneamente non ci sono. Questa è la realtà dei fatti. Ho criticato tutti e io ho votato tutti, non sono mai stato della stessa idea, perché mi reputo una persona intelligente, nel senso le persone intelligenti sono anche quelle che cambiano, che si mettono in discussione. Cioè io non invidio quelle persone che con orgoglio dicono io so 50 anni che voto Democrazia Cristiana, io so 50 anni che faccio questo, no, non li invidio, perché il mondo cambia, quindi uno deve anche aggiornarsi e capire. In questo momento c'è un'impreparazione, ma si nota da come parlano, da come si muovono, da quello che dicono. Purtroppo, e lo dico perché io ci ho anche creduto al movimento, lo dico infatti con tanto dispiacere, purtroppo però se vuoi fare politica a certi livelli devi avere esperienza, non c'è niente da fare, come tutti i lavori del mondo, perché se io voglio fare l'ingegnere di una grandissima società non posso farlo dopo un anno di gavetta, non ci riesco. No, è vero, ma non è così. Io ti dico, all'epoca avevamo tre pilastri che erano, anzi quattro compreso Craxi, Andreotti, Berlinguer e Almirante, poi ognuno rappresentava un valore politico. Chiaro che se io ero di sinistra ce l'ho contro Almirante e viceversa, è normale. Però certo, se tu ti diverti su Rai Storia a risentire i loro comizi, i loro editoriali sull'economia, quindi non sugli ideali, sull'economia, rimani a bocca aperta sentendoli tutti e quattro, è di estrazione diversa. Allora quelli erano lupi navigati, questi sono mestieranti della politica, prestati alla politica, e il popolo sta modificando il suo atteggiamento verso la politica diventando tifosi della politica come se si trattasse di una squadra di calcio. Allora attenzione, se una cosa giusta la dice Tizio, siccome di quel movimento là, fa schifo a prescindere. Se la dice Caio, che però sta da st'altra parte, pure che ha detto un'ignobile fesseria, va bene lo stesso. Allora bisogna analizzare i fatti, non fare il tifo per uno o per l'altro. Bravissimo, cioè non è finito il tempo delle divisioni destra-sinistra, bisogna un attimo capire. Quindi la persona, quello che dicono, quello che fanno, i modi eccetera, guardate che ci sono. Io mi sono divertito molto spesso, in passato sentivo sia Bertinotti, sentivo Almirante, ma lo stesso quando parla Salvini, quando parla Di Maio, mi metto a sentire, cerco di ragionare. Vi posso dire che delle volte Almirante era un uomo di sinistra, cioè voi dite ma che stai diritto, ma che te sei bevuto? Almirante era talmente sociale quando parlava di pensioni, era un uomo di sinistra, e delle volte io quando sento parlare anche lo stesso Salvini, estremo, certe volte dice delle cose che sono di sinistra, anche Salvini, perché anche lui molto spesso parla dei pensionati, parla dei lavoratori, parla della flat tax, è una mossa di sinistra dovrebbe essere, perché dire la tassa è al 15% per tutti è sinistra, non è destra, è vero? No, concordo con te. Ti sta togliendo comunque le tasse. E l'assurdo è che lo dice uno che è di destra, quando lo dovrebbe dire un altro che è di sinistra, e quello di sinistra invece dice tutto il contrario, no? Quindi bisogna un attimo capire, cercare di non vedere la persona, dirà no, ma allora lo sta dicendo Bertinotti, questo è di sinistra, io non so di destra, neanche lo ascolto. No, siamo giunti a un momento che va ascoltato e devi, senza nessun tipo di pregiudizio, ascoltare le persone, credere alle persone, vedere e cercare. Io sento dire in giro, ma anche questa storia che è uscita poi adesso dei magistrati, se è vera è clamorosa, ragazzi, magistrati che parlano tra di loro e dicono sì, ma Salvini c'ha ragione, però è una M, quindi andiamogli contro uguale. No, se fosse vero
il magistrato non si può permettere libertà e liceità del genere, come non si dovrebbe permettere di entrare in politica. Allora, se il magistrato entra in politica, dovrebbe abbandonare definitivamente la magistratura, perché io dai magistrati mi aspetto l'applicazione della legge super partes, invece scopro da tutte le parti che sono politicizzati più che mai. Premetto che avrei detto la stessa cosa se fosse successa, perché adesso è successa con Salvini, ma avrei detto la stessa identica cosa se fosse successa con Di Maio, certo, con Zingaretti, eccetera. È capitato a Salvini, ma non esiste. Cioè, tu dicendo questa cosa, Salvini ha ragione, ma comunque bisogna andargli contro. Vai contro l'Italia, stai andando contro il popolo. Sì, sì, sì. Adesso poi dobbiamo aspettare che nei mesi futuri ci sarà questo processo a Catania contro Salvini. Come io contesto molto spesso il discorso ma bisogna andare avanti. Molto spesso sento il governo che dice ma comunque sì, bisogna andare avanti perché non bisogna mandare le destre al governo. Va bene, ragazzi, ma se in questo momento si andasse a votare, lo sappiamo tutti che vincerebbe il centrodestra, lo sanno tutti, è così, dai sondaggi, eccetera, eccetera. Se il popolo italiano decide e vota che vuole il centrodestra, tu devi, non puoi ti permettere di dire noi dobbiamo andare avanti pure rattoppando, facendo, litigando, andiamo avanti perché non deve vincere il centrodestra. Si va a votare, se vince il centrodestra, il popolo ha scelto. Sì, poi sarà compito del centrodestra a raddrizzare il timone. Se eventualmente non ci riuscisse, il popolo italiano ha avuto la controprova che magari è peggiore di questa. La democrazia è questa. Noi abbiamo vissuto in questi ultimi momenti, in questi ultimi giorni, un governo che è stato ricattato da Renzi. Ma dai, è così. E alla fine non hanno votato le dimissioni perché a posto di quello sarebbe arrivata un'altra persona che avrebbe creato lo scompiglio. E quindi tu mi dico, io dico, no, come puoi governare stando così in queste condizioni? Adesso per esempio ho letto che stanno litigando per la scuola, perché c'è chi vuole aprirla a settembre, chi non vuole aprirla a settembre, chi vuole a metà. Non si può governare così, cioè basta. Cioè, allora, decidete una linea comune per tutti, e se no si vota, si vota, ma l'Italia è democrazia. Sì, ma poi devi mandare su il governo che rappresenti la volontà popolare, perché questo è il quinto governo rattoppato, che tu trovi i soliti ignoti e li rimetti lì. È un governo dell'oligarchia che non permette la libera espressione al popolo. Visto che si parla tanto anche a sproposito di fascismo, allora signori, ogni tanto guardate dove sta il vero fascismo, se ancora ha valore dire quella parola, perché quello è un movimento ormai tramontato che non rinascerebbe più, che è stato tipico di quell'epoca storica e che qui è crollato prima della Spagna e della Francia, perché ha sbagliato la condotta belligerante, cioè la condotta della guerra, schierandosi con la Germania. Altrimenti sarebbe andato via per cause naturali, come è andato via Francisco Franco e Charles de Gaulle, o mi sbaglio? Io molto spesso anche con Margherita, la compagna, parliamo e un qualche giorno fa le chiesi, immagina se queste leggi di Conte le avesse fatte Salvini, nel senso non uscite di casa, 2 metri di distanza, rimanete in quarantena. Se ci fosse stato Salvini al governo, fascismo acuto, il duce è tornato. Porca miseria, ragazzi, ma sai che succedeva in Italia? Succedeva proprio sul serio. Ecco, perché? Allora io questo contesto. Abbiamo seguito le scelte di Conte, perché giustamente, poi sbagliate, non giuste, quello che ci ha detto delle cose, ha avuto anche ragione, perché per fortuna i dati di questo contagio stanno calando, speriamo che continuino a calare, che non ci sia sto famoso ritorno a settembre-ottobre, mi auguro anche che... Adesso mancano solo i soldi promessi e pattuiti per far ricominciare i lavoratori, le spero aziende, anche che esca una medicina, non dico il vaccino, ma una medicina che possa curare o controllare quello che è, insomma, questo virus sta qui a qualche mese, perché perlomeno se dovesse tornare aggressivo a settembre-ottobre, avere una cura. Ok, è il coronavirus, abbiamo questa nuova pasticca, prendine 3 al giorno, 4 al giorno e sì, te guarisci. Sì, come si fa un po' anche contro l'AIDS, no? Perché adesso ci sono dei farmaci che lo tamponano, prima si moriva al volo e basta. Negli anni 50 si moriva di sifilide, oggi si prendono, come dici te, 3 pasticche e si guarisce.
Sì, mi auguro E poi il vaccino, attenzione, perché il vaccino, devo correre perché sono gli ultimi minuti, il vaccino sì. lo fai conoscendo un ceppo. Io che ne so se stralciando il coronavirus si è modificato e quel vaccino te lo dai in faccia, perché non serve più, non è più valido. No, ma infatti io credo poco al vaccino. Io speriamo in questa cura del plasma, che è Sì. naturale, che sta uscendo fuori. Adesso, per esempio, stavo leggendo che in Cina, proprio su questa cosa del plasma, stanno vedendo gli anticorpi, stanno provando a farli sintetici, dico in parole povere perché non sono un Sì. professore, un medico, eccetera, in modo sintetico, proprio da metterli nelle pasticche, in medicina, proprio da ingoiare, come avere questi anticorpi. Quindi stanno provando a riportare quegli anticorpi in modo sintetico per poterli prendere. E speriamo che sia Quella è la strada. la volta, Quella la strada giusta. Ascolta, 1 minuto 60 secondi, quindi, per dirmi se con Friedkin, eventuale compratore della Roma, si cambierebbe registro o se guardi sempre il bilancio, alla fine si vendono i pezzi migliori. Allora, si potrebbe cambiare registro sempre se finalmente si farà lo stadio, questa è la prima cosa. Si cambia registro forse nei primi anni, perché io non credo che Friedkin, se dovesse arrivare alla Roma adesso, già va a vendere Zaniolo, Pellegrini, eccetera, eccetera, non può permetterselo. Quindi mi auguro che perlomeno tenga la Roma un paio d'anni senza vendere e possa arrivare qualche risultato e qualche soldino. Certo non è l'arabo di turno, non è il magnate che spende i soldi tipo Paris Saint-Germain che compra Mbappé, Neymar, Cavani, eccetera, eccetera, non è quel tipo purtroppo di imprenditore, quindi sarà sempre molto attento al bilancio anche lui. Io mi auguro una cosa che possa cambiare a livello di comunicazione, avere comunque un presidente presente a Roma e non che sia un fantasma che si veda una volta ogni 2 anni Certo, e a Roma praticamente è la 20 terra secondi, dei. sì, Virgilio, chiedo scusa, Vittorio, 20 secondi sull'eventuale uscita di Petraghi. Ma guarda, io lì a me Petrachi non è dispiaciuto perché si è trovato ad affrontare tanti tanti problemi comunque. Se io avrei dato a Petrachi un'altra chance con una società più solida dietro, ecco, con Fertin, però non, spero che non sia Baldini perché leggo il nome di Baldini, Pure io sì. mi auguro che ci sia qualcun altro dietro più importante. Leggo il nome di mercato di João Pedro, ben venga, gran bel giocatore, non mi dispiace, insomma, Poi João Pedro come l'importante è che giocatore. vada bene con la maglia giallorossa della Roma. Questo è fuori Sì. discussione. Andiamo ai saluti finali. Vittorio Bellucci. Dai, è stato un piacere, oggi abbiamo parlato tantissimo di quello che sta accadendo, ma è giusto così perché parlare di calcio è veramente in questo momento passa in terzo, quarto e quinto piano. Allora io vi ringrazio Roberto, un abbraccio a tutti quanti, teniamo duro perché forse, dai, ce la stiamo facendo. Ok, forza Roma sempre. Ciao a tutti. Allora, io ringrazio Vittorio Bellucci della cortesia che ci ha fornito oggi nell'essere presente. Ricordo che su Amazon io ed il mio amico Ugo, richiedetelo perché è un libro che deve essere letto con il cuore e con l'anima. Con la scusa della presenza di Vittorio Bellucci, saluto anche Bruno Bellucci, Laura Bellucci e l'altro Bellucci che mi scordo il nome di battesimo. Simone Bellucci, Paolo Bellucci, Il ce ne sono tanti, cronista, il Roberto. telecronista, il Ah, telecronista Paolo Bellucci Paolo Bellucci, e poi Paolo ce n'è Bellucci. un altro, no? C'è Simone Bellucci, poi a questo punto salutiamo anche Obama, che Oh, sta, certo, beh, scusa, un altro logico. cagnolino, però ci rimane male, dice scusate, Ugo. No, sì, no, dice sempre, parlate sempre di Ugo, di me non parlate mai. Poi certo. dopo ci sono le ritorsioni in casa, chiaramente. Appunto. Oh, un saluto al maestro di giornalismo Bruno Bellucci, mi raccomando, Va benissimo, Ci risentiamo prossimamente e buon ciao, fine un settimana. Grazie abbraccio, Vittorio. Ciao, ciao, ciao. ciao. Un ringraziamento così allora all'amico e giornalista Vittorio Bellucci che oggi con noi ha parlato di stretta attualità, ma come ha detto lui, parlare di calcio e di Roma oggi 20 secondi, 40 secondi perché di più non se ne può. Parliamo di attualità con la speranza che deve diventare certezza che usciamo da questo tunnel. Per quanto ci riguarda è tutto, vi do appuntamento alle prossime trasmissioni. Da Roberto De Angelis è tutto. Buon fine settimana.